Ed eccoci ragazzi, benvenuti, benvenuti, come state? Benvenuti alla nostra bella live in cui effettivamente faremo delle gran cose con oggi, ragazzi. Grazie mille del follow, Shark. Cominciamo la nostra avventura in World of Warcraft e nel mondo di Azeroth, ragazzi. Vi devo dire che sono veramente eccitato per questa cosa qua e devo dire che sono veramente contento di aver avuto questa idea e sono anche molto contento della risposta, ragazzi. Davvero, davvero siete in tanti e sono molto felice di questo. E di solito saluto tutti, ma temo che sarà difficile, però ci provo. Un saluto a tutti i ragazzi, ovviamente, cioè TikTok. Oh, Diego, cioè Flanker, ciao, benvenuto. Ciao Thew, Tank Disturbo, ciao Fra Francesca, Simone, bella Rino, sei tu, vero Asmodeus? Allora, poi Kuro-chan, Andrea Maff, Zio Ciccio, MacGiordi, Alerex, ciao Nico, ciao Shabib, mi sono scordato qualcuno, ciao Midgar, spero di non essermi scordato nessuno, ragazzi. Allora, siccome ho visto che qualcuno l'aveva chiesto effettivamente, non dovete fare nulla, non dovete installare nessun add-on aggiuntivo perché è tutto integrato dentro Twitch, ragazzi. Fino a poco tempo fa non la sapevo neanch'io questa cosa. Kuro-chan, grazie mille della sub, grazie infinite davvero. Allora ragazzi, vi spiego un pochettino come funzionerà. Come vi ho detto nel vlog di presentazione di tutto questo, sarete voi a decidere. Twitch ha un tool di sondaggi, adesso ne faccio uno di esempio per mostrarvi come si fa. Allora, guardate un po', allora, sondaggio esempio e scelta 1 e scelta 2. Le scrivo proprio al momento, ok? Questo è un sondaggio esemplificativo che comparirà sia in questa schermata, mi sa di no, in quella con la mia faccia così, ma comparirà anche nella schermata in game in quell'altra scena che poi vi farò vedere, però in chat comparirà, ok? Ecco qua che parte il sondaggio e come vedete nella parte alta della chat si apre un sondaggio che voi potete aprire e scegliere così. Ok, questo è solo un sondaggio esempio, ovviamente, però provate a votare e infatti vedo che stanno cominciando ad arrivare i voti. Capito come funziona? È veramente molto semplice, è tutto integrato dentro Twitch, ragazzi. Ambarze, grazie mille. Oh, Tank Disturbo, grazie mille dell'abbonamento anche a te. Ma qualcuno con una buona qualità che gioca World of Warcraft. Ci stiamo provando, ragazzi, ci stiamo provando e questa è la mia intenzione. Questo è solo un sondaggio esemplificativo, ovviamente, che non ha nessunissimo senso. Ciao Kadun, ben trovato. E comunque, quindi sarete voi a decidere tutto quanto all'interno del gioco, ragazzi, ok? Questo è molto importante che lo sappiate. Ora, come funzionerà? Volta per volta faremo delle singole scelte. Io vi spiegherò le cose per cui chi non conosce World of Warcraft può essere messo a pari immediatamente con tutto quello che succede. Sì, lo so, sono diventato bianchissimo perché c'è la schermata bianca qua davanti a me, ok? Esatto, e un'altra cosa che mi sono scordato di dirvi, col sondaggio potete pure donare dei punti canale. Grazie mille Nico per i bits, per la donazione. Sì, siamo tornati, decisamente, dopo questo periodo di stop, più o meno. E quindi, ragazzi, volta per volta vi dirò, ok, così funziona, dobbiamo prendere questa decisione, adesso scrivo il sondaggio, ok, ragazzi, per i prossimi 2 minuti, ok? Prego, scegliete e sarete voi a decidere tutto del personaggio, la fazione, prima di tutto, la classe, la razza, sesso maschio o femmina, e poi faremo insieme le caratteristiche estetiche, vado a mio gusto, e voi avrete anche l'approvazione finale. Se abbiamo l'approvazione finale della maggioranza delle persone, il personaggio viene creato, se no lo cambio esteticamente fino a quando voi non siete contenti, ok? È tutto
per la community. Tutto quanto guidato da voi. D'accordo, ragazzi? Quindi, Magibels, grazie mille. Grazie mille dei complimenti. Airboy, grazie a tutti, ragazzi. Siete veramente tanti. Sarà un lungo viaggio, non così lungo come potrebbe sembrare. Perché sapete, sono imbottito di Heirloom e c'è pure il bonus all'esperienza in questo periodo su World of Warcraft. Ma vi spiegherò col passare del tempo tutto questo che cosa significa. D'accordo? Questo primo pezzetto della live sarà molto descrittivo, molto esemplificativo, perché ci tengo moltissimo al fatto che chi non conosce World of Warcraft possa seguire la serie insieme a noi. Il difetto di molti, secondo me, a mio modestissimo parere, ragazzi, non sono nessuno per pensare di avere ragione per forza, il modestissimo parere che ho riguardo ad alcuni streamer e qualche youtuber che porta i contenuti su World of Warcraft, e non è certo il caso di Kadun, di Mika o di altri ragazzi bravissimi, però danno per scontate un pochettino troppe cose. WoW è un gioco complicato che va spiegato grado per grado. Oh, Rino, grazie mille della sub. Oh, abbiamo completato il primo hype train. Veramente? Non pensavo che sarebbe mai successo. C'è pure la mia emoticon lì senza motivo. Ok, sì, la faremo bella lunga, ragazzi. 1-120. Ragazzi, arriveremo al livello massimo. E badate bene, dal 110 al 120, che è l'ultima espansione, Battle for Azeroth, sarà tutto nuovo anche per me. Quella non l'ho mai giocata. Ok, quindi c'è anche un pezzetto di novità vera, ma tante altre cose non conosco di WoW, pur avendoci giocato a lungo. Quindi sarà una serie ricca di tantissime cose per tutti, e tutti voglio che siano messi in condizioni di capire, di seguire e magari di appassionarsi alla serie, d'accordo? Quindi, allora, oh, ciao Oscar, ben arrivato, mancavi solo tu praticamente. Va bene, ragazzi, allora io direi di passare alla schermata di creazione del personaggio. Siete pronti? Vai! Andiamo. Allora, ragazzi, questa è la schermata di creazione del personaggio. Ora, per questa schermata qui c'è una cosa che devo fare, ovvero spegnere la mia brutta faccia della webcam e temporaneamente disabilitare anche la chat a schermo, perché dovete vedere bene le cose. Ora, ecco qui come funziona la creazione del personaggio di World of Warcraft. La prima scelta da fare è Alleanza oppure Orda. Sono due fazioni molto diverse, ragazzi, e sono quasi, non al 100%, ma quasi, due mondi separati l'uno dall'altro. Il che vuol dire che se crei un personaggio Alleanza potrai giocare solo con altri personaggi Alleanza, non con altri personaggi Orda, salvo alcuni casi veramente molto specifici, che però non è il caso di menzionare adesso. E quindi, anche se crei un personaggio Orda, giocherai solo con i personaggi Orda, d'accordo? Poi si sceglie ovviamente la razza. L'Alleanza ha un certo tipo di razze, l'Orda ne ha un altro tipo, sono 6 e 6, più una, i Pandaren, che sono in comune fra i due. Vuol dire che se scegli un Pandaren puoi essere sia Alleanza che Orda, e lo devi scegliere dopo un pezzettino della fase iniziale, proprio in-game. È l'unica razza ad avere queste caratteristiche, le altre sono stabilmente solo Alleanza oppure solo Orda. Ok? Il Pandaren nasce neutrale, ma poi fa la sua scelta, non rimane neutrale per sempre. Di qua, come vedete, ci sono le classi, ok? E scorrendo vedete che cambiano. Abbiamo guerriero, paladino, cacciatore, ladro, sacerdote, sciamano, che qui non lo possiamo vedere, ma lo possiamo vedere col nano, per esempio. Poi abbiamo, tornando all'umano, mago, stregone, monaco. E poi abbiamo, e qua devo prendere l'elfo, druido. Alcune razze non hanno alcune classi, ragazzi. E poi c'è il cacciatore di demoni, il cavaliere della morte, che però non ve li faccio neanche vedere, perché voglio dirvi assolutamente fin dal principio che queste due classi sono escluse dal sondaggio. Come mai? Perché sono due classi speciali, non partono dal livello 1, sono due, tra virgolette, hero class, classi eroiche, che sblocchi solo dopo aver un personaggio a un certo livello, e io ovviamente ce l'ho sbloccate entrambe, già. Però partono il Cavaliere della Morte dal livello 58, se non sbaglio, potrei sbagliarmi, e il Cacciatore di Demoni dal livello quasi 100, tipo 98, qualcosa del genere. Quindi no, questa è esclusa. Ciao Giallo, ciao a tutti ragazzi, quelli che si stanno connettendo adesso. Quindi ragazzi, ecco qui l'intera schermata di creazione. Ora, siete pronti con la prima scelta, ovvero quella tra Alleanza e Orda.
piccolissima descrizione molto sbrigativa e incompleta. Kadun, se sei ancora in live, non cringiare. Oh, grazie mille della sub Max Out, lo so, mi hai scritto prima su Instagram, grazie mille davvero, grazie mille. E allora, l'alleanza è un'unione di popoli, non è, tanto per cominciare, non è buoni e cattivi. È assolutamente importante che capiate questo. Sono due, diciamo, comunità differenti di razze. L'alleanza si basa su una sorta di principi comuni e di bene comune, se vogliamo, aderisce a certi principi grossolanamente. L'Orda invece è accomunata dal fatto di essere un gruppo sostanzialmente di reietti, ok? E quindi accomunati da certi punti di vista più dalla sventura, il trovarsi insieme come un'Orda proprio per trovare il loro spazio nel mondo dopo che il mondo non li ha esattamente desiderati per così come sono, ok? Uno può preferire una cosa o l'altra e va molto a seconda della vostra filosofia, capito? Più che del vostro considerarvi buoni o cattivi. Non c'entra niente, d'accordo? E, oh, ho ricevuto un emoticon Hype Train di livello 1, io la condivido, ok? Quindi, ragazzi, adesso, una volta fatto questo, vi mostro grosso modo, molto grossolanamente, le razze dell'alleanza, che sono umano, nano, elfo della notte, gnomo, dranei, worgen e anche pandaren, ok? Allora, gli umani si spiegano abbastanza semplicemente, i nani sono molto conosciuti, gli elfi della notte, vabbè, non voglio scendere troppo nel dettaglio, però sono la razza più antica di Azeroth, eccetera. Gli gnomi sono questi qui, ovviamente c'è sesso maschio e femmina, ragazzi, poi, però adesso non andiamo troppo nel dettaglio, le sceglieremo dopo queste cose, ok? Ciao Mika, ben trovata! Ciao Vicky, grazie mille della sub! Fai un pandaren. non sarò certo io a decidere. I dranei sono una razza un pochettino più recente, arrivata su Azeroth dopo le altre. I worgen sono dei uomini lupo ed è l'unica razza ad avere due sembianze, cioè in realtà sono umani. Vedete qua dietro che c'è un umano? E però sono licantropi sostanzialmente. E poi i pandaren, come vi ho detto, possono scegliere entrambi. Ok, l'orda invece, l'orco. Ok, lo faccio guerriero però. Il non morto, che sono, cerco di mostrarveli nelle cose un pochettino più consone, avrei dovuto farlo anche per l'alleanza, però scusate. I non morti sono quelli portati in vita, sono quelli rimasti dopo la perdita di controllo del Lich King. Correggetemi se sbaglio, voi che sapete la lore più di me, parlo di Kadun, Mika, eccetera. Dopo, Tauren. Questi sono un'altra razza alleata dell'Orda fin dall'inizio, li abbiamo conosciuti dentro Warcraft 3, sostanzialmente. I Troll, altra razza molto antica di Azeroth. L'Elfo del Sangue sono i cugini degli Elfi della Notte, diciamo così, li vediamo maghi. Ok? E sono degli elfi che non hanno abbandonato la loro dipendenza dalla magia, diciamo così. I goblin sono una razza che solo in tempi un pochettino più recenti si è, messa con l'Orda, ha scelto una sua parte. Sono sempre stati più o meno neutrali, circa meno quasi. Ok? Ah, è sbagliato il gioco, però apri il classic. No, non sono il tipo. Sono uno di quelli che non lo rimpiange, diciamo così. E poi di nuovo i Pandaren. Quindi, ragazzi, alleanza, Orda. Adesso metto sul sondaggio. E pronti? Perché dovete decidere. Intanto fatemi leggere un po' di commenti che cominciano a tifare per le varie... per alleanza, Orda, i vari... le varie razze, le varie classi, ok? Andremo per ordine, ragazzi, quindi prima scelta, mi raccomando, nuovo sondaggio, pronti? Alleanza o Orda? Ok, alleanza, Orda. Pronti, ragazzi? Allora, abbia 2 minuti per votare, siete pronti? 3, 2, 1, via! Votate, 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 votate. Ok, vediamo come vanno i risultati. Ok. Beh, sembrerebbe essere effettivamente un po' a vantaggio dell'Orda. sì. I miei gusti non ve li dirò, ragazzi, perché sennò vi influenzo troppo.
Per quanto riguarda la classe, vi dirò una delle classi che meno mi piace, però vabbè, insomma, anche lì vi lascerò l'assoluta libertà. Ok, ragazzi? C'è un sacco di For the Horde, mi sa tanto che so come andrà a finire. sì. Qualcosa mi dice che, che qua c'è una certa propensione per l'orda, eh? Qualcosa mi dice che così continua a essere effettivamente. Allora, cacciatore di demoni, mi dispiace, questa non è inclusa perché ve l'ho detto, ve lo spiegavo prima. I cacciatori di demoni e i cavalieri della morte sono hero class, sono classi eroiche che non partono dal primo livello ma da uno più avanzato. Io voglio fare una serie che vi mostra World of Warcraft fin dall'inizio, ok? Perciò è importante. Effettivamente durante il sondaggio posso mettere la webcam e anche la chat, effettivamente, dai. Avete ragione, non ci avevo pensato. Chissà, il podcast hai detto che preferivi l'alleanza, non c'è bisogno di farne un segreto. Vabbè, ho sperato che non se lo ricordassero le persone. Non voglio influenzarvi troppo. Voglio che sia davvero una serie per la community e voglio che siate liberi. Ok? Ecco, preferisci Ally perché è una persona brutta, me la immaginavo una cosa del genere. Ok, credo che abbiamo il definitivo, ragazzi. Credo che abbiamo il definitivo, ragazzi. Orda sia. Orda sia, proprio così. Il che vuol dire che, scusate un secondo, devo cambiare server, perché ci sono due server italiani di World of Warcraft, Pozzo dell'Eternità e Nemesis. Lo sapevo già io, ma tutti mi hanno universalmente consigliato di fare alleanza su Pozzo dell'Eternità e Orda su Nemesis. Quindi io ero su Pozzo dell'Eternità, adesso devo un attimino cambiare reame e lo faccio in background, che così non vi annoio con un sacco di cose tecniche. E quindi rieccoci qua. Che sta lag? Ehi, ah, ok, perfetto, ci siamo. Ok, ritorniamo alla creazione del nuovo personaggio. Rieccoci qua. Ok, ragazzi, allora, la risposta è stata universalmente orda. E adesso, effettivamente, posso lasciare sia la chat che la webcam, perché la prossima cosa di cui dobbiamo decidere... allora, l'abbonamento costa... dipende da quanto World of Warcraft si compra, c'è l'abbonamento. E questo è il brutto di World of Warcraft, giustamente. Costa intorno ai 12 euro al mese. Però se prendi più mesi fanno gli sconti. E poi spesso in giro per i vari siti si possono comprare chiavi di gioco scontate del tempo di gioco. Quindi in realtà puoi arrivare a pagarlo anche meno di 10 euro al mese, se in certi momenti, se sei bravo, ok? Blog storico, ciao, benvenuto e mi dispiace, no. Niente bestemmie, primo warning. Grazie, sì, ecco, sì, ci ha pensato i mod. allora, dicevo... Con un mese è accesso a tutto il contenuto tranne Battle for Azeroth, esattamente. Allora ragazzi, adesso vi descrivo le varie classi. Prima di farlo devo spiegarvi una cosa importantissima di WoW, ok? I ruoli all'interno del gioco, perché WoW è un gioco multiplayer, moltissime cose verranno fatte insieme ad altri giocatori e ci sono tre ruoli principali all'interno di World of Warcraft. Ok? Sono cose che vi saranno familiari anche da altri giochi, però diciamo che WoW ha contribuito moltissimo a renderle una cosa abbastanza stabile. Ok? È stato uno dei primi a implementarle in maniera così massiva, questa divisione dei ruoli. Non è certo stato il primo, ok? Uno dei. Ora, oh, Tanino, ciao! allora, il tank è quello che è fatto per essere molto più resistente ai danni, è fatto per attirare su di sé la maggior parte dei nemici, mentre gli altri del gruppo fanno la maggioranza dei danni, il tank è quello che resiste sul posto, prende su di sé più nemici possibile, risparmiando i danni al resto del gruppo che è più fragile, e svolge il ruolo di pilastro centrale, se vogliamo, ok? Poi,
c'è l'healer, il guaritore. Ah, a proposito, tank si chiama, credo, guardiano, no, difensore nella versione italiana. Perdonatemi se ogni tanto dico dei termini inglesi, ma ho giocato per 10 anni a WoW in inglese, l'ho messo in italiano per facilitare voi, ma trovo ancora un po' di difficoltà. Comunque, healer, il curatore, qui è molto semplice, è all'interno del gruppo il personaggio che si dedica quasi esclusivamente alle cure. Qualche danno lo fa in certe circostanze, però in sostanza il suo ruolo è quello di far sì che gli altri del gruppo rimangano vivi e deve curare tutti quanti, ok? Poi il terzo ruolo, che è di fatto il più comune all'interno di World of Warcraft, ma di tutti i giochi, è il DPS, ovvero quello che fa danno. Può fare danno in corpo a corpo o a distanza, però sostanzialmente è sempre uno che fa danno, ok? L'unica cosa di cui si deve preoccupare uno che fa danno è quella di fare danno il più alto possibile per eliminare i nemici nel più breve tempo possibile e far sì che il tank non debba resistere troppo e il healer, il curatore, non debba stare troppo a consumare mana per le cure che potrebbe finirgli a un certo punto, ok? Quindi anche quello del DPS, quello che fa danno, è un ruolo importante, cioè non è una cosa fatta io, basta che spammo cose. Ok? Questo è importante da capire. Tank, DPS, healer, esattamente. Sono cose che molti di voi già sanno, ma per chi non conosce World of Warcraft e non conosce il mondo degli MMORPG, è bene spiegarlo molto bene, ok? Dico subito una cosa, Alerex mi hai dato, che mi chiede quali sono le migliori classi DPS in WoW. Ti dico subito che non c'è una vera risposta, perché dipende moltissimo da come sei equipaggiato e da quanto sei bravo, ok? Anche c'è sempre una graduatoria, ogni espansione, ogni patch, con il ribilanciamento del gioco viene fuori quello che matematicamente parlando dovrebbe essere quello in grado di fare più danni, ma la realtà è che la vostra abilità e conoscenza del gioco conta molto di più, almeno nella mia esperienza, ma penso che siate d'accordo anche voi, ok? Decideremo tutto coi sondaggi, ragazzi. Ok? Ma anche in game, quale zona esplorare, quale ricompense prendere in alcuni casi importanti, se fare o meno dei dungeon, se... tutto quanto, ragazzi, ok? Quindi, le varie classi hanno 3 specializzazioni possibili per ognuna di loro, ma queste le vedremo poi. Vi dirò soltanto quali classi possono svolgere i ruoli di tank, healer e DPS, perché non tutte le classi possono fare le stesse cose, ok? Per fare un esempio, il guerriero può essere tank e DPS, ma il ladro può essere solo DPS, mentre lo sciamano può essere solo DPS e healer. Capite? Adesso ve le dico tutte quante, ragazzi, ci andiamo. Allora, partiamo, dato che abbiamo deciso per l'orda, rimaniamo sui personaggi dell'orda e vi mostro tutte quante le classi. Allora, prima, guerriero, e direi che il guerriero orco lo esemplifica abbastanza bene, il concetto del guerriero. Il guerriero, i guerrieri sono... facciamo altre info qua. Allora, il ruolo, difensore... o assaltatore in mischia, vuol dire che può essere tank o DPS da corpo a corpo, però molto importante. Sì, filosofia fondamentale, non pensare chi OP e chi no, tanto nerfano tutti a giro. Sì, e soprattutto dipende dalla tua abilità. Ok? Qui c'è anche una lista di abilità di razza, però quelle le ignorerei, ragazzi, perché importano fino a un certo punto, credetemi. Ok? Allora, comunque, il guerriero, ruolo, difensore assaltatore in mischia, può difendere gli alleati con la pesante armatura e gli scudi, quindi può fare il tank, carica rapidamente gli avversari in battaglia, specie con certe specializzazioni, e scatena la rabbia per lanciare devastanti attacchi. Il guerriero è uno di quelli che deve rimanere sempre in corpo a corpo, ok? Perché più rimane in corpo a corpo, più sale il livello della rabbia e più può usare abilità che fanno male, ok? Deve essere sempre nella mischia. Ci sono abilità caratteristiche come esecuzione, carica, muro di scudi, le vedremo questi, ragazzi, però voglio che in questo momento voi andiate molto a istinto, quello che vi piace, e che il sondaggio venga fatto in questa maniera qua, ok? Ora, i guerrieri sono combattenti protetti da armature e piastre che aspirano alla perfezione nell'arte bellica. Quando un guerriero infligge danni, genera rabbia, risorsa che gli permette di eseguire attacchi speciali. Ok? In effetti era spiegato semplicemente qui, non serviva che lo spiegavo io. Ok, quindi, questo è il guerriero. No, non è meglio scegliere prima la razza, perché altrimenti ti escludi a priori certe classi. Preferisco che siano le classi a escludere le razze, perché la razza è meno importante della classe. Ok?
Sì, scelgo prima la classe, assolutamente. Ci ho pensato a lungo su questa cosa. Allora, poi, paladino, nel caso dell'orda, è senza dubbio l'elfo del sangue. Paladino. Ok? La metto femmina perché mi piace particolarmente l'elfa del sangue paladina. Allora, il ruolo del paladino. Il paladino è uno di quelli che può fare tutti e tre. Anche le professioni, sì, le decidete voi. Assolutamente sì. Allora, ruolo. Difensore, guaritore o assaltatore in mischia? DPS da corpo a corpo. Il paladino può fare tutte e tre. Ok? Protegge i deboli con l'ausilio di armature, scudi e poteri sacri, impugna armi da mischia infuse con la magia sacra, supporta gli alleati con potenti benedizioni. Queste sono le abilità caratteristiche che vedremo. Poi i paladini sono combattenti e difensori pesantemente corazzati che usano la magia sacra per curare ferite e sconfiggere il male. Possono specializzarsi nelle armi a due mani, negli scudi o nelle cure. Ok? Questo è il paladino, è una classe molto versatile e può fare tutte e tre le cose. Poi, il cacciatore, e direi che lo possiamo fare troll, il cacciatore, ok? Credo di sì, credo che vada bene così. Ve lo mostro così. Allora, ruolo, il cacciatore, assaltatore in mischia o a distanza, prevalentemente a distanza mi verrebbe da dire, però non solo, però il cacciatore può essere solo DPS, solo danni. Ok? Invoca il potere della natura per eliminare i nemici. Si lega spiritualmente alle bestie che addomestica. Quindi avrete un pet, avete un compagno animale che voi potete scegliere. Cioè, ce ne sono tantissimi di diversi al mondo e con caratteristiche diverse. Quindi può essere scelto. E combatte con te. Ti sta sempre appresso. Ok? Individua, inabilita e uccide la preda. Queste sono le abilità. Vedi, richiamo famiglio, che è la bestia che è sempre con te. Nel caso del troll viene mostrato il raptor, ma può essere un orso, un granchio, una bestia di ogni genere veramente, ragazzi. Poi, i cacciatori sono a loro agio nelle terre selvagge, hanno un'affinità particolare con le bestie, infliggono danni utilizzando le armi e i propri famigli. Ok? Quindi, cacciatore, solo DPS, prevalentemente dalla distanza mi viene da pensare, e ha un famiglio, cioè un animale che lo accompagna. Poi, il troll partenopeo, esatto. Poi, ladro, e qui faccio il non morto. Direi che tutti quanti conosciamo il rogue non morto, chi gioca WoW da abbastanza tempo, ok? Il ladro, ruolo, assaltatore in mischia, anche qui, soltanto DPS, solo danni. Si nasconde in bella vista grazie alle abilità furtive, quindi molto spesso il ladro scompare, letteralmente, cioè fa attacchi furtivi a tutto spiano. Controlla i nemici grazie a subdoli attacchi, combina attacchi in mischia per infliggere devastanti mosse risolutive. Queste sono le abilità, vedete che c'è del veleno, furtività, colpo basso. I ladri sono spesso impiegati come assassini o esploratori, anche se in genere sono tipi piuttosto solitari. Possono aggirare silenziosamente i propri nemici o attaccarli alle spalle cercando di ucciderli rapidamente. Ok? Questo è il ladro, quindi solo DPS, e tende a combattere furtivamente con i pugnali e emergere dalle ombre quando meno se l'aspetta. Ok? Avere domande direi Murloc o Marloc? Marloc. Sempre sentita così. Poi, sacerdote, e questo lo farei, vabbè, elfo del sangue, sì. Diciamo così. Allora, ruolo, guaritore o assaltatore a distanza. Quindi il sacerdote può essere DPS da distanza o healer, guaritore. Protegge gli alleati con potenti scudi e cure. Sfrutta la magia dell'ombra per eliminare gli avversari quando è specializzato in danni. Instilla la paura e controlla elementi altrui, specie nella specializzazione in danni si specializza anche su questo. Queste sono le abilità caratteristiche di parola del potere scudo, preghiera di cura e parola d'ombra dolore. Vedete un po'? I sacerdoti sono guaritori sacri molto versatili, capaci però di abbandonare questo ruolo e dedicarsi alla magia dell'ombra per infliggere danni ai nemici. Ok? Quindi, sacerdote, DPS a distanza oppure guaritore. Ok? Poi, io la vedo malissimo, Oscar, non sai quanto. Stanno tutti pensando che ci rimarrò sotto. E hanno dei motivi per pensarlo. Allora, poi, il prossimo è lo sciamano e direi che facciamo un Tauren. Ok? Allora,
sciamano, ruolo guaritore, assaltatore a distanza o assaltatore in mischia. Questo sono due ruoli, ma il DPS può essere sia in mischia che a distanza e sono due specializzazioni differenti, se no può essere un guaritore. Potenzia le armi in mischia con formidabili incantesimi elementali. Ok? Accede al potere degli spiriti per curare gli alleati feriti, in caso sia un guaritore, o usa i totem piazzati per terra, ne vedete qua uno qua dietro, per inabilitare i nemici, curare o infliggere danni. Catena di guarigione, vedete abilità, elementale del fuoco che può essere evocato, e dardo fulminante, cioè scatena i fulmini sul campo di battaglia, sì. Gli sciamani utilizzano il potere degli elementi per potenziare i danni delle loro armi e dei loro incantesimi. Possono evocare dei totem, piccoli oggetti che inabilitano i nemici, infliggono danni o conferiscono benefici e cure. Quindi, sciamano, guaritore o assaltatore, quindi DPS. DPS può essere in mischia o a distanza. Ok? Poi, mago, e qua direi elfo del sangue, sì, ci sta molto bene. Il mago è solo danni, anche qui, solo DPS. Assaltatore è solo a distanza. Colpisce i nemici con potenti attacchi a distanza. Utilizza potenti incantesimi che possono influenzare più bersagli, cioè grandi danni ad area, molto spesso i maghi, cioè quindi grosse tempeste, mega palle di fuoco, eccetera. Controlla il campo di battaglia congelando o trasformando i nemici a volte, sì. In traslazione, la tormenta, c'è cioè la palla di fuoco. I maghi sono i classici fruitori della magia di Azeroth e raggiungono la perfezione nella loro arte grazie a un intenso percorso di studi e ricerca. Compensano la loro armatura leggera con potenti incantesimi offensivi e difensivi. Ok? Quindi mago, solo DPS, solo a distanza, con diverse magie. Ok? Poi, stregone, io direi che lo faccio non morto, o goblin, giusto perché non l'abbiamo fatto mai? No, fa ridere abbastanza, anche se in realtà anche orco sta bene, un sacco di stregoni orco. Però vabbè, teniamolo non morto, direi che ci sta bene. O anche lei, tipica strega non morta. Sì, vabbè, comunque, così. Allora, stregone, sempre solo danni e sempre assaltatore a distanza come il mago, ma evoca e vincola potenti demoni come servitori, maledice, risucchia la vita e affligge i nemici con la corruzione, brucia i nemici a distanza con la magia del fuoco e dell'ombra. Vedi, c'è risucchio di vita, pietra dell'anima e evocazione servitore. Questo, come il cacciatore, ha sempre un famiglio con sé e sono diversi tipi di demone, ok? Ce ne sono di diversi tipi, poi li vedremo. Gli stregoni infliggono danni utilizzando la magia del fuoco e dell'ombra, possono maledire i nemici, risucchiare le anime delle loro vittime ed evocare servitori demoniaci. Ok? Poi, penultimo, e quindi sì, lo stregone, solo DPS, solo a distanza, evoca i demoni e cose del genere. Poi, monaco, e qui devo fare il panda, mi dispiace perché direi che è fondamentale, e guardate che bellina che è la panda. Allora, il monaco è una delle classi più giovani, è una di quelle introdotte più in là in World of Warcraft. Può essere tutte e tre le cose, può essere difensore, guaritore o assaltatore, però solo in mischia. Allora, maestro delle arti marziali. Trascura i danni mentre si sposta rapidamente sul campo di battaglia, usa i poteri mistici per curare gli alleati. E usa le arti marziali vere e proprie, vedete, pugno della furia, lancio del barile, perché vi devo anticipare che una delle specializzazioni del monaco, quella che ti fa diventare un tank, cioè un difensore, si chiama Mastro Birraio. Che è... Immaginate il panda Mastro Birraio così, quanto bello è. È una delle cose che mi ha affascinato di più sempre. Però non è la mia classe preferita, sia chiaro. Quindi torniamo a lei. E capriola, vabbè, per spostarsi velocemente sul campo di battaglia. I monaci sono noti per la loro abilità nel combattimento a mani nude, sfruttando pugni e calci come armi letali. Possono specializzarsi anche nei poteri curativi per aiutare gli alleati, cioè i poteri mistici. Ok? Sì, lo so che vi sto mettendo in decisioni, perché le classi sono tante. Poi, druido è l'ultimo, torniamo al Tauren. Il Tauren druido. Ok, allora, però il druido può essere fatto anche dai troll, ok? Dagli altri mi sa di no, vero, se non mi ricordo male, infatti no. Solo Tauren e troll possono fare il druido. Eccolo qui. Ok. Ora, il druido è un altro di quelli che può fare tutte e tre, ma il druido è il più versatile in assoluto da certi punti di vista, perché in realtà può fare
il tank, il guaritore, il DPS a distanza e il DPS in mischia, ed è l'unico che abbia quasi 4 specializzazioni invece di 3. Perché può diventare un orso e fare il tank, può diventare un puma, praticamente un felino, ed essere tipo il ladro, può diventare una specie di orso gufo e essere molto, molto potente con le magie e fare danni, oppure può trasformarsi in una sorta di albero ed essere una fonte di cura. È il mio healer preferito, se devo dirla tutta. Comunque... Ruolo: difensore, guaritore, assaltatore a distanza o assaltatore in mischia. Muta nella forma di un feroce felino, di un rapace gufoide o di un resistente orso. Ok? Attinge ai poteri della natura per curare se stesso e i propri alleati. È una classe ibrida capace di ricoprire qualsiasi ruolo. Vedi, c'è la forma d'orso, la forma felina e ricrescita è la cura con i poteri della natura. Okay. I druidi sono mutaforma con una grande affinità per il regno animale e quello vegetale. Possono specializzarsi in cure, nel lancio di incantesimi a distanza o nella trasformazione in orsi o felini per il combattimento in mischia. Ok, queste sono le classi, ragazzi. Ora, c'è solo un piccolissimo problema. Adesso devo fare... purtroppo i sondaggi di Twitch hanno un unico e solo problema. Hanno un massimo di 5 risposte. Quindi prima, da questo momento, in chat, ditemi la classe che vorreste scegliere, così capisco quali escludere. D'accordo? Perché dobbiamo scegliere le 5 che voi richiedete di più, ok? Quindi, ragazzi, via in chat, fatemi sapere quali sono le vostre classi preferite. Io le scorro velocemente e capisco quali includere nel sondaggio. D'accordo? Io intanto lo preparo. Ok. Allora, io sto prendendo appunti, ragazzi. Scrivete. Fai due sondaggi e poi tra i due vincitori si fa spareggio? Ci ho pensato, ma non è così semplice, perché che succede se uno ha le preferenze soltanto nel secondo? Purtroppo è così. Allora, fatemi vedere un attimino come va. Ok, allora, vediamo un po'. Cerco di fare occhio velocemente, ragazzi. Ok, allora, vediamo. Allora, il sacerdote senza dubbio è fuori, perché nessuno lo vuole. purtroppo è la realtà, ragazzi, è così. Sorprendentemente molti vogliono il monaco. Stregone. Ok. No, il ruolo no, perché comunque quello può cambiare. Puoi cambiarlo in game, puoi farlo comunque. Ok? Vialo, grazie mille del follow. Allora, ci siamo, 3 le ho beccate, dovrebbe essere abbastanza rappresentativo. Corrado, grazie mille del follow. Molti druidi, assolutamente. Sorprendentemente il monaco non me l'aspettavo, pensavo di no. Allora, è senza dubbio poi il guerriero. Ok, ragazzi, ci sono con le 5. Adesso vi do un pochettino più di tempo perché è una scelta più importante, vi do 5 minuti, ok? E questo è probabilmente la scelta più importante di tutte, perché limita tanto quello che possiamo fare, capito? La classe poi sarà le possibilità del nostro personaggio, che poi può specializzarsi in cose diverse, può cambiare il suo stile di gioco, però se prendo un cacciatore, per esempio, non potrò mai essere un curatore o un tank, per dire, capito? Mentre, voglio dire, la razza importa molto meno. Questa è la decisione più importante. Oddio, forse, vabbè, Alleanza Orda effettivamente poteva quasi essere considerabile la più importante perché esclude completamente l'altra, però vabbè, consideriamo la classe ai benefici del gameplay e della serie. Ok? Sì, il ruolo può essere cambiato in qualsiasi momento. Se hai un personaggio che può fare tank e DPS, puoi switcharlo in un secondo. Certo, poi dovresti anche essere armato di conseguenza, ma quella è un'altra questione. Ok, ragazzi, siamo pronti? Pronti col sondaggio? Vai, via. Oh, che
palle. Ok, sì. Eccoci qua. Aspetta, fatemi levare questa. Votate, ragazzi. Attenzione. Attenzione. Non mi aspettavo assolutamente questa scelta, ragazzi. Non me l'aspettavo proprio, sapete? Assolutamente non me l'aspettavo. Vai, vai, votate, votate, votate. Che è abbastanza vicina, eh. Cioè, due scelte sembrano essere veramente chiare. Però sono vicine. Miseria ladra. Ok, una sta... Sembra essere più... diciamo, più importante delle altre. Cioè, sembra saltare fuori di più adesso. Non è detto che sia fatta, perché molti poi potrebbero cambiarlo il voto. Il voto lo potete cambiare, ragazzi, eh? Almeno credo. No, mi sa di no. Invece, no, pensavo di sì. Ok. Io ho votato druido solo per il brivido degli ignoto, ma in realtà tifo per il pali. Bella amica, lo so, è il tuo main. No vabbè, una volta credo che bisognerebbe avere due profili diversi per votare due volte, questo voglio dire. In 5 minuti mi pare un po' difficile. E il counter non è preciso, ragazzi, eh. Sicuro che finisce con un cavolo di elfo pala. Anche perché questo effettivamente limita tantissimo le razze. Possono essere solo due. Quindi avete ancora qualche minuto per... Non so neanche se ci si può ripensare a sto punto. Ok. Va bene, ragazzi. No, vabbè, allora, questo, il paladino me lo potevo anche aspettare. È stato il momento in cui il monaco era in vantaggio che onestamente non me l'aspettavo. Ah, tutti quanti si stanno... Secondo me, ragazzi, quelli che non vogliono il pala, il paladino, secondo me è che non vogliono vedere un altro paladino Blood Elf. Ma non è detto che si deve fare per forza Elfo del Sangue. Effettivamente c'è solo un'altra scelta possibile. Credo almeno, giusto? Perché il panda non può fare il paladino. Infatti no. Ah, puoi votare più volte pagando criceti? Ah, vabbè, questo però è giusto, ragazzi. Chi mi segue da più tempo... Mette dei criceti. Allora, Tauren Pala è un bestione di dimensioni colossali, completamente corazzato e dorato. A me non dispiace. Effettivamente, posso dirvi la sincera verità, l'elfo paladino ha un po' stufato, questo è vero. 5 minuti sono tanti, è vero. Forse è un po' troppi, forse potevo fare tipo 3, massimo 4. Forse un po' esagerato, però. Ah, la mia scelta per la classe? Allora, vi dico, ragazzi, il mio main, il mio personaggio principale, è sempre stato il cacciatore. Ok? Però col passare del tempo, onestamente, li ho provati tutti. Non ne ho una che è assolutamente superiore alle altre in tutto, nei miei gusti, ok? Però sono affezionato al mio cacciatore nano. E Tauren Pala è il miglior tank che si possa desiderare. In effetti. Io ho 125.000 criceti, potrei truffare il voto, ma non voglio. Il mio main è Worgen Warrior, figo. Troll Hunter, qual è il vostro main, ragazzi? Che personaggio avete? Intanto che ci siamo, ditemelo. Il sondaggio sembra essere deciso, ragazzi, manca veramente pochissimo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo.
Mio main è Royal Hunter. Ok. E guardate ragazzi, decisamente il paladino. Ah, allora, Manu ha fatto una donazione di punti canale, però Andrea ha contribuito con i bit, però niente di che, eh. Non ci sono 47 milioni di persone che hanno cambiato, ok? Mia casa preferita negli RPG è il Monaco, che è affascinante in effetti. Broodelf Paladino 110 DPS full come main, ok. Shaman Draenei femmina, figa, figa assai. Allora, ragazzi, questo è quanto. E abbiamo adesso il sondaggio che è chiuso, sostanzialmente. Ora, la scelta successiva è quella della razza, ok? E nel caso del paladino, però, è una delle classi più esclusive, se vogliamo, nel senso che poche razze possono farlo. Il paladino, quindi, la scelta è di fatto solo tra Tauren e Elfo del Sangue. Ora, a beneficio un po' della lore, perché è bello anche questo, onestamente, voglio che in questa serie ci sia, vi dico come funziona e levo la webcam e la chat solo per un secondo. Allora, Tauren, abilità di classe, capacità di stordire nemici nelle vicinanze, tempra aumentata, competenza in erbalismo e velocità di raccolta aumentate, resistenza aumentata ai danni della natura, effetti critici aumentati. I Tauren si sono sempre impegnati a mantenere l'equilibrio della natura e a rispettare i dettami della loro dea, la Madre Terra. Molte delle tribù nomadi dei Tauren si riunirono sotto un unico vessillo per fondare una nazione nelle fertili pianure di Malgor. Se non fosse stato per il tempestivo intervento degli orchi, la loro razza sarebbe stata spazzata via dai centauri. I Tauren onorano il loro debito di sangue ancora oggi, combattendo a fianco dell'Orda per proteggere la propria terra. Poi, Elfo del Sangue. Competenze in incantamento aumentata, capacità di rigenerare le risorse come mana o energia, capacità di dissolvere gli effetti dei nemici vicini, resistenza aumentata ai danni da arcano. Molto tempo fa, i maestosi alti elfi fondarono la splendida città di Keltalas, attorno alla fonte magica nota come il Pozzo Solare. Quando il re dei Lich distrusse la loro capitale nella Terza Guerra, i sopravvissuti si rivolsero all'Orda in cerca di aiuto. Ora, noti come Elfi del Sangue, questi profughi sono tutto ciò che resta della loro gloriosa civiltà. Bramano ricostruire Keltalas. Oh cacchio! Ops, scusate. Sono rimasto troppo nella selezione di personaggio. Rilancio subito tutto, ragazzi. Sì. Ok, ok, ci risiamo, scusate. Ok. Dicevamo dove eravamo? Eravamo qui. Perfetto, sì, scusate. Ok, sì, perché se rimani troppo tempo fermo ti disconnettono. Allora, bramano ricostruire Keltalas e combattere la dipendenza dalle stesse energie arcane che sfruttarono per costruire il proprio impero. Quindi, ragazzi, Tauren, Elfo del Sangue, femmina Tauren, femmina Elfa del Sangue. Ok? Quindi, ragazzi, li avete visti? Fate la vostra scelta. Ok? Visti bene? Visti bene? Bene. Ora, nuovo sondaggio. Ok. Purtroppo le risposte sono soltanto due. Questa volta posso dirvi che ci può essere, siccome il paladino ha solo due razze e il paladino Elfo del Sangue è la cosa più comune del mondo, effettivamente qua posso dirvi apertamente che io preferirei il Tauren, se non altro per variare, per dare un personaggio un pochettino differente, che poi personalizzeremo un po' come piace a noi. Ok, durata è semplice, quindi ragazzi, 2 minuti e basta, ok? Vai. Rimetto la webcam e la chat. Ho votato anch'io. Attenzione. Si sta avvicinando. Si sta avvicinando.
Cavolo, sono vicinissimi. Sono mega vicini. 50-50. Tarrant, però ti prego, maschio, femmina non si può guardare. Oh, è passato in vantaggio l'elfo del sangue. No, è riacco il Tauren. vabbè, il fognocca, il fagnocca questa, vedi, ha il suo... ragazzi, questa votazione democratica. Siamo in tanti, eh. No, non è una persona che mette tanti voti nell'elfo, perché capisco che il Tauren, cioè una mucca paladino, possa infastidire qualcuno. Ammetto che la prima volta che ho saputo che pure il Tauren poteva fare il paladino, pure io ho fatto... allora, beh, bellissimo. Col passare del tempo l'ho accettato molto di più anche io. Però ok, mi sa che non giocherò mai col tuo Pallicri. Ragazzi, abbiamo la nostra risposta. Ammetto che avevo pensato, guarda, se era veramente vicinissimo, era tipo 50 oppure 49-51, decidevo io per una cosa in particolare. Però qui la scelta è chiara. Ok, il Tauren è Andrew the Wise, il Tauren è bello, ma paladino no. Ma non va inteso come il classico paladino e quello è bello. Sì, è vero. Non si può vedere. È una hanno fatto una scelta classica, i ragazzi. Ma ci sta. Ci sta, ragazzi. È così, è così. Capisco che sia, che qualcuno sia deluso, però sono stati in tanti a votare. Ripeto, non è che c'è le ladrate o cose del genere. Può essere pure che qualcuno abbia più di un account, però andiamo. Non è così semplice come chiudere e riaprire così. Allora, ragazzi, adesso abbiamo scelto per l'elfo del sangue. Adesso però c'è un'altra scelta da fare. Faccio un nuovo sondaggio. Allora, aspetta. Ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Anche se avrò sempre nel cuore il sogno del Panda Monaco. È vero. Però ragazzi, considerate una cosa. Questa è la serie principale, lo portiamo al 120. Non è detto che non debbano essercene in futuro altri di personaggi, perché no? Pensate a questo, eh? Non tutto è perduto per sempre, d'accordo? Ok, ragazzi, il prossimo è decidere se maschio o femmina. Siete pronti? Vai, questo però il sondaggio lo faccio veramente di un minuto, ok? Molto veloce. Pronti? Vai. Ed ecco che sta andando esattamente come me l'aspettavo. Questo sì, questo sì. Questo ammetto che qua non mi avete fatto nessuna sorpresa. A sto punto non c'è bisogno di votare l'elfo e solo femmina. Ah, vabbè, mica è detto. Mica è detto. Qua sembra che la scelta sia piuttosto chiara, effettivamente. Eh sì, eh. Manca pochissimo, eh. Siamo proprio al 70%. Che brutto personaggio che esce fuori. No, a me piace moltissimo, effettivamente. Cioè, la elfa del sangue paladina. Più grosso il martello che lei. Quando la patata chiama. mica, praticamente giocherà il mio PG. Lo so, che ci posso fare. Questa volta io ogni tanto ho messo un voto, eh. Ho pure detto più di quello che dovevo dire, effettivamente. Però questo è. Questo è qua. No, ma sono contenta. Mica 2.0. Più brava lei, senza dubbio.
Io non ho mai fatto una mitica in vita mia, lei ci fa le guide. La cosa si spiega da sé, direi. New and improved. Che non mi vedi? Renato Zero. Mica Renato Zero. Va bene. Allora, ragazzi, adesso abbiamo il nostro personaggio. E andiamo con la personalizzazione. Allora, lasciate perdere che questo è il vestitino di partenza, quello brutto. Adesso, siccome non si possono fare 47.000 sondaggi con tutte quante le scelte, io vi dico come l'ho pensata io. Ok? Allora, e lo facciamo. Vediamo un po'. Aspetta. Vecchini che tanto non si vedono, mannaggia la miseria. Aspetta, fatemi mettere questi altri capelli perché se non si vedono gli orecchini. Perché questa poi può essere cambiata. In realtà possono essere cambiati anche gli orecchini dopo. Però, no, vabbè. No, preferisco questi, mi sa. Questo mi interessa fino a un certo punto. Ok, sì. Ah, tratti del viso, vediamo. Quella non mi piaceva affatto. Ah, così è un po' stralunata però, è un po' matta. questa mi piace assai. Ok, vediamo un po'. Anche questa. Questa è un po' più acqua e sapone. Oddio, vabbè, forse un po' meglio questa, dai. Quest'altra sembra proprio baldraccosa. Dai, forse un po' meglio questa, almeno. Allora, oddio, un po' più albina, no. Però, magari così. Una cosa del genere. No, non sono sicuro. Ok, sì, più o meno, più o meno. Sì, poi l'estetica può essere cambiata della maggior parte delle cose, ragazzi. Il colore della pelle mi sa di no. i capelli bianchi, sì, è vero, si possono fare. Vaffanculo, ho cambiato il taglio. Sì, così. Però questa sarebbe l'ennesima paladina con i capelli bianchi che si vede in giro. Figa, per carità. No, vabbè, figa veramente. A parte che un sacco di gente mi ha consigliato i capelli bianchi. Vabbè, ragazzi, questo è quanto. Vedrò comunque la sera, passo il PG, per me ci sarà un buco nero e vedrò soltanto l'ambiente circostante. Io la voglio bionda, occhi rossi. Ah, come? I capelli blu? Ma si possono fare blu? Oddio. Cioè, sì, più o meno. Però in realtà no. Cioè, non è che mi facciano proprio impazzire. Che differenza c'è fra queste qui? Ah, questa è un po' più... No, preferisco questo. Proprio una leggera sfumatura diversa. Va bene, ragazzi. Questo è quanto. Adesso... è solo l'ultimo sondaggio. Confermiamo il personaggio, perché da questo momento in poi è fatta. Mi serve solo il suggerimento... Ah no, non è vero. Aspetta, ci vuole un altro sondaggio. Ditemi un po' di nomi. Non stupidi, perché ce lo dobbiamo portare per troppo tempo per mettere un nome stupido. Ok? Bisogna arrivare fino al 120. Non ce la faccio arrivare al 120 con un nome imbecille. E oltretutto, se lo vogliamo cambiare, è un servizio a pagamento di World of Warcraft, quindi... Ah, proprio Crystal? Ah, proprio io? Ma mi immaginate come una elfa del sangue femmina? Beh, effettivamente, ora che me lo fate notare. No. Crystal è già preso sicuramente. Però magari Crystal Cross attaccato no. Effettivamente. Effettivamente. Effettivamente potrebbe essere. Va bene, comunque. Asinden. Cristallina, no. Vabbè, sentite. Allora, se c'è... Onestamente è molto utile perché non ci avevo neanche pensato che con questa combinazione potrebbe esserci il nome. Effettivamente. Quindi a sto punto il sondaggio resta veramente...
Mo vediamo, lo rifacciamo il sondaggio se il nome è già preso, perché se è già preso non ci fa creare il personaggio, ok? Però, in sostanza, il sondaggio adesso è... Sì o no, per confermare? Ok, un solo minuto. Vai. Crossdresser. Non ti muovi dopo prendere una sfergio. Può darsi, perché le trollate del genere vorrà dire che lo cambieremo. Non me ne frega niente. Ah, per dare lo... sì e no, è l'ok definitivo del personaggio. Dopo di questo andiamo in game, sostanzialmente. Sì, ma questo sarà l'ultimo sondaggio per la creazione. Gli altri saranno molto più sbrigativi da un minuto, sì. Questa l'avevo già pensata. Ma i capelli corti? No, vabbè. Effettivamente no. Preferisco così. Vedete, come si puntavano i criceti, facevo vincere la mucca. Questo non lo so, ragazzi, è la prima volta che li faccio i sondaggi. Ok, ragazzi, abbiamo confermato. Quindi, siamo pronti? Vediamo se è stato creato. Cioè, se è disponibile. Pronti? Vai! Non è disponibile il nome. Merda. Vediamo se è disponibile Crystal. No. Adesso bisogna fare un altro sondaggio per il nome. Allora, mi avete detto un sacco di cose carucce. Aspetta. Ma Cross Crystal è bruttissimo. Crystal Crosta. Ah, Crystal CG? Vabbè, effettivamente... Vabbè, no, Crystal C va benissimo. Joy e la fai rossa, ma dai! Va bene, proviamo, ragazzi. Oh yes, ci siamo! Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ragazzi, fatemi solo controllare una cosettina. Ok, sì. Gente, stiamo per iniziare. Ok? Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Via! No, il sondaggio era già stato fatto per il sì. Solo che non c'era Crystal Cross, però alla fine ho usato una cosa molto simile, perciò... Sì, è vero, ti leva le maiuscole, me ne ero scordato, però va bene così. Ma che bella questa paladina! Sì, infatti. Negli ultimi anni si sono verificati cambiamenti palle. Precedenti nella terra eterna di quel Talasso. Gli elfi del sangue, per volontà del loro folle condottiero Keltas Solealto, hanno scatenato pericolose magie caotiche. Che odio sta cosa. Il loro sacro pozzo solare in un portale di inimmaginabile malvagità. Nonostante la sconfitta di Keltas e dei suoi padroni demoniaci, un diverso tipo di trasformazione si è verificato nel pozzo solare stesso, quando un Naaru morente ha sacrificato la sua energia vitale per riaccenderlo sotto forma di fonte di energia sacra. Ora il reggente degli Elfi del Sangue, Lord Marteron, intravede all'orizzonte una nuova speranza per il suo popolo. Con il tempo, la luce del pozzo solare potrebbe curare la maledizione degli Elfi del Sangue, ma molti esitano a rinunciare agli arcani poteri che si sono procurati. Tu sei un Elfo del Sangue sopravvissuto e devi combattere per proteggere quel Talassa e riscattare l'anima del tuo antico popolo. Sì, è vero, devo alzare un pochettino il gioco. Allora, ragazzi, adesso
60 secondi di pausa per fare uno stacco, perché questa sarà la puntata zero, se vogliamo, la puntata pilota della serie, una volta caricata su YouTube, e poi cominciamo con il gioco vero e proprio, ragazzi, e quindi continuiamo per almeno un'altra oretta e qualcosa, ok? Per adesso 60 secondi di pausa per uno stacco, e ne approfitto per rimettere a posto un pochettino la schermata secondo le mie impostazioni, eccetera, senza annoiarvi. E ragazzi, mi raccomando, rimanete in linea, perché ci vediamo tra pochissimo, ok? Non andate via, si comincia subito. E nel mentre però, mi raccomando, seguitemi qui su Twitch, se ancora non l'avete fatto, ok? E se vi va, iscrivetevi anche ai miei due canali YouTube, i link sono con il bot che gira, oppure sono nelle tab di Twitch, qua sotto. D'accordo ragazzi? Mi raccomando, non andate via, ci vediamo tra pochissimissimo.